A Basovizza, davanti a Sacrario, inaugurato nel 2007, monumento nazionale dal 92, si è rinnovato il ricordo della tragedia delle foibe. La libertà sta nella verità, ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia. La sezione ANA Trieste ha celebrato il centenario di fondazione. Sono alpini con da sempre uno spiccato senso di appartenenza alla patria. Le parole del presidente nazionale Favero. La chiesetta che si trova nella conca del Venerocolo sotto rifugio Garibaldi è stata completamente scoperchiata dal forte vento che nei giorni scorsi ha soffiato in Valle Camonica. Costruita dai soldati nel 1917, la struttura necessita ora di un consistente intervento. Sono iniziate a Roccaraso in Abruzzo le riprese del film La Seconda Via. In un set completamente avvolto dal clima invernale si rivive la ritirata di Russia. Ancora oggi l'entità vera della tragedia delle foibe non ha numeri certi, ma la stima riporta 259.000 esuli italiani costretti a lasciare le loro case dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia tra il 1943 e il 1947. Circa 20.000 vittime uccise dai partigiani di Tito, gettate nelle foibe, le profonde cavità naturali tipiche delle aree carsiche o deportate nei campi sloveni e croati. Con la legge 92 del 30 marzo 2004, la Repubblica Italiana istituisce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria di quella tragedia. Quando ancora non c'era la giornata del ricordo, gli alpini di Trieste hanno sempre portato qui alla foiba di Basovizza la loro testimonianza, la loro presenza. Tant'è vero che il pilo portabandiera della foiba di Basovizza è stato un dono della stazione di Trieste alla foiba di Basovizza. Quindi posso ringraziare tutti gli alpini fratelli che sono venuti e che verranno numerosissimi anche il prossimo anno, colgo questa occasione per farlo. Fu proprio Fabio Ortolani, già presidente della sezione ANA di Trieste, ad invitare durante il suo mandato il presidente dell'ANA Perona a presenziare la cerimonia in ricordo delle foibe e da allora l'ANA è presente ogni anno alle celebrazioni del 10 febbraio. Una testimonianza che noi abbiamo tanto apprezzato, perché attraverso questa partecipazione gli alpini che poi ritornano a casa tramandano il ricordo e la conoscenza di quello che è accaduto in queste terre. Per molti anni addirittura si negò ciò che accade in quei luoghi. Ancora oggi non mancano i negazionisti, anche se fortunatamente non sono che una piccola minoranza. Il passaggio che adesso va evidenziato è che questa tragedia che abbiamo vissuto è stata tutta esclusivamente opera del comunismo. Ed era questa la ragione per la quale non bisognava parlarne, perché parlare di crimini comunisti era sconveniente, era inopportuno, era addirittura proibito. Quando si è superato questa remora, si è cominciato a poter dire le cose come sono andate. E coloro che ancora fanno i negazionisti sono quelli che non accettano la parola tabù, crimini comunisti. L'Europa fortunatamente ci ha dato un aiuto, ha sancito che i crimini comunisti sono analoghi ai crimini nazisti. E come nessuno si sognerebbe di dire non bisogna pronunciare crimini nazisti, è ora che nessuno si sogna di dire non bisogna pronunciare crimini comunisti. Sono serviti anni e anni per arrivare al riconoscimento della verità, un percorso lungo e complesso, assurdo per certi versi. Penso che sia tutto frutto di un percorso, quella stretta di mano, quell'unione tra il Presidente della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Italiana non è casuale, è frutto di un percorso che si è costruito negli anni e devo dire che i due Presidenti hanno avuto il coraggio di renderlo di fronte all'opinione internazionale assolutamente evidente e far sì che il futuro di queste terre sia un futuro di collaborazione e anche di riconoscimento delle sofferenze che tutti i popoli di queste terre hanno vissuto nei drammi del Novecento. È stato ricordato anche durante la cerimonia la persecuzione che non solo italiani ma anche sloveni, croati hanno avuto dal comunismo titino. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché costruire il futuro sulla verità è un futuro solido, sulla menzogna è un futuro che non ha gambe. La sezione ANA di Trieste ha celebrato il centenario di fondazione. Lo ha fatto con una cerimonia sobria e raccolta davanti al monumento agli alpini in Foro Ulpiano. 100 anni durante i quali le penne nere del territorio hanno dimostrato e sostenuto un grande senso di appartenenza alla patria.
è una sezione che pur nei piccoli numeri ha saputo dare tanto, tantissimo, ha saputo dare quel significato e quei valori che sono nostri, tipici. Il primo ovviamente è quello del senso di appartenenza, quello della patria. Qui c'è il segno concreto di alpini veri che hanno sempre creduto nella condivisione e nella possibilità di un'unità e un'identità vera. La fondazione della sezione di Trieste risale ad una riunione la sera del 26 gennaio del 1922 nella sede del CAI, sezione alpina delle Giulie. Nella Seconda Guerra Mondiale Trieste perse tanti suoi uomini e tutti i gruppi. Il 20 settembre del 1943 venne sciolta la sezione e quando rinascerà si troverà arricchita solo di tante medaglie a valor militare ad adornarne il vessillo. Nel 1948 la sezione tornerà ad essere viva ed attiva. Una storia lunga e travagliata, suddivisibile in due fasi. Sì, due fasi. Diciamo la prima fase, quella dei reduci della prima grande guerra, in cui c'era il ricordo, giustamente, dei caduti. La seconda fase, dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto per l'intervento di Don Carlo Gnocchi, che ha lasciato questo bellissimo motto, veramente bello. Ricordiamo i morti, cioè non dobbiamo dimenticare la nostra storia, le nostre attività, chi ci ha preceduto, però lo facciamo aiutando i vivi. Questo è un bel messaggio. Oggi la sezione conta poco più di 250 soci. La sede che da anni li accoglie in via della Geppa, in uno dei più storici palazzi del borgo teresiano, sta diventando troppo onerosa. Per questo potrebbe presto cambiare casa. È un problema grave perché in effetti comincia a costarci troppo questa in cui abitiamo e i fondi cominciano a diventare sempre meno. Stiamo lavorandoci sopra, grazie anche al Comune di Trieste, grazie all'interessamento anche dell'ANA nazionale, vediamo un po' di risolvere in tempi più brevi possibili. Ed è verso il futuro che è proiettato anche lo sguardo del sindaco, che rende nota la sua richiesta di ospitare quella che sarebbe l'ottava adunata a Trieste. Ho riproposto il 2024 perché sarebbe una grande emozione, sai, in questo momento che abbiamo proprio bisogno di questa unità nazionale, di queste emozioni, dei nostri valori che sono la patria, la famiglia, il lavoro, gli alpini, l'orgoglio del nostro paese. La chiesetta della Madonna dell'Adamello, profondamente ferita dal vento che nei giorni scorsi ha sferzato i cieli della Valle Camonica. L'opera posta nei pressi del lago Venerocolo fu costruita durante la Prima Guerra Mondiale ed è l'unico esempio di manufatto di origine militare ancora visibile nei pressi del rifugio Garibaldi, a quota 2.554 metri di quota. La chiesetta, costruita nel 1917 dai soldati e tutelata dalla sovrintendenza, è molto cara agli alpini e più di una volta ha fatto da sfondo alle celebrazioni del pellegrinaggio in Adamello. Ad accorgersi del danno sono stati i tecnici dell'Enel, giunti sul posto per i controlli di routine. Dopo aver avvertito il CAI di Brescia, proprietario dell'edificio, alcuni volontari del CAI di Pezzo Ponte di Legno e Walter Belotti, presidente del Museo della Guerra Bianca in Adamello, sono saliti in quota per mettere in sicurezza i dipinti e gli oggetti all'interno della chiesa. Abbiamo tolto tutto il materiale che era possibile e l'abbiamo collocato all'interno degli spazi messi a disposizione dall'Enel. I due quadri molto grandi del pittore Soncini di Bergamo, Antonio Soncini, non abbiamo potuto asportarli dalla chiesetta perché troppo grandi e non passavano dalla porta, quindi abbiamo tolti dalle pareti, li abbiamo sigillati con il cellophane e rimessi in modo verticale per far sì che eventuali nevicate o piogge non abbiano a distruggerli. Quello che non si è potuto recuperare l'abbiamo tutto coperto di cellophane, per cui adesso diciamo che tutti i beni che c'erano all'interno sono protetti. Spetterà ora al CAI di Brescia, proprietario della struttura, decidere gli interventi da eseguire. Certo è che fino a primavera, vista la quota, i lavori non potranno iniziare. A prendere il via sono state invece le manifestazioni di solidarietà. Io so che si stanno già muovendo in diversi, ho mandato una relazione del nostro intervento sia all'Enel, sia al CAI, sia alla soprintendenza e naturalmente all'ANA nazionale per ricostruire il tetto e ridare a questa chiesetta il suo splendore originario. L'Associazione Nazionale Alpini, così come la sezione Valle Camonica, ha già espresso la disponibilità ed il proprio sostegno alla causa.
Il copione del film La Seconda Via sta prendendo forma nelle immagini, le registrazioni iniziate volutamente il 26 gennaio, giorno in cui si celebra il ricordo della battaglia di Nikolajevka, il cielo sembra aver riconosciuto la valenza del progetto. Una vera e propria bufera di neve ha trasformato il set in modo naturale, senza effetti scenici, in un luogo che già per le sue caratteristiche si prestava a riprodurre la steppa russa, la piana fredda nella valle della Remonia, vicino a Roccaraso in Abruzzo. È una piana che ci ha permesso molti scenari che andavano bene per il film, anche i colori proprio, anche della terra che sbuca magari dalla neve in determinati momenti. Oggi abbiamo avuto raffiche di vento da 70-80 km orari, e però andavano benissimo per le scene che dovevamo girare, perché stiamo proprio girando delle scene ambientate all'interno di una bufera di neve, appunto in Russia. La Seconda Via è il primo film che racconta la ritirata di Russia. Se infatti dal punto di vista letterario il materiale è vario e abbondante, dal punto di vista cinematografico nessuno aveva realizzato un lavoro simile prima d'ora. Penso che sia molto importante regalare queste immagini, regalarle anche alle future generazioni. Viviamo in una società che ormai da anni si è spostata dal campo della letteratura al campo dell'immagine, e questo oggi ci provoca dei gap, perché non possedere un'immagine significa un po' come non possedere un ricordo. Quindi per noi era anche molto importante regalare queste immagini da un punto di vista filmico a tutte le future generazioni e cercare di costruire un ponte tra quella generazione che ha vissuto la ritirata di Russia e le odierne generazioni e le future generazioni. Sposando tale scopo, anche l'Associazione Nazionale Alpini sostiene attivamente la realizzazione del film. Sicuramente un grazie speciale anche all'Associazione Nazionale Alpini, che ha contribuito in modo importante, sia sostenendoci ma anche sostenendoci proprio anche economicamente, e quindi un grazie sentito sicuramente a tutta l'Associazione Nazionale Alpini. Pensiamo che questo possa diventare un film un po' come quella colonna mozza che c'è sull'Ortigara, no? Messa per non dimenticare. Io sarei molto felice che La Seconda Via diventasse quella mezza colonna mozza a livello cinematografico, proprio per non dimenticare.